Subito prossimo intervento, prossimo ospite qui, secondo appuntamento con noi come anteprima per la Fondazione Cinema per Roma City Fest, Cinema al Maxi, domani martedì 14 luglio ore 21, i vincitori di Extra Doc Festival. Do il benvenuto al dottor Sesti Mario, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qua Mario, buonasera a te, buonasera. Benvenuto qui, buonasera. Siamo sul pezzo, allora anteprima a te. Dunque, si tratta della terza edizione di questo festival dedicato al documentario italiano, credo che ne abbiamo parlato in parte anche l'altra volta. Io sono dell'opinione che il documentario italiano contenga un brodo di talenti, di innovazioni, di idee, per certi versi in Italia maggiore di quello del cinema tradizionale. E l'ipotesi è proprio che, proprio in quanto è una forma di cinema più libera e più sperimentale, l'ideale era proprio una location come quella del Maxi, che è un museo della creatività del XXI secolo, quindi ci sembrava che fosse il posto giusto. È un festival che ha avuto la fortuna di crescere sia nel pubblico sia nella qualità, credo, di tutti i titoli presentati. Ci sono molte vincitrici che sono donne, in particolare ne cito due perché è già uscito un comunicato. Una è per l'appunto Cecilia Mangini, che probabilmente è la regista italiana credo più autorevole, è una che addirittura può vantare il primato di aver lavorato il suo tempo con Pasolini in alcuni bellissimi documentari. Un'altra è Adele Tulli, che è una regista che ha fatto Normal, che è stato, si è messo in luce anche al Festival di Berlino, e già questo, no, credo ci dica che la libertà e l'innovazione anche capaci di rompere quello schema un po' patriarcale che purtroppo nel cinema, e non solo nel nostro, regna sovrano, per cui la presenza femminile, soprattutto in campi come quelli della regia e della creatività vera e propria, tenta a lapidare. Noi invece, appunto, scavando in maniera forse laterale rispetto a quel cinema delle grandi sale, ne abbiamo trovata molta, e questo è già una cosa che che personalmente ritengo una piccola grande soddisfazione. Beh, poi, sì, prego Mario. Poi non so, fatemi poi delle domande a questo punto. Sì, no, ma la serata comunque è dedicata alla premiazione della rassegna curata da Mario Sesti, dedicata ai lavori selezionati delle anteprime mondiali. E visto che abbiamo parlato di anteprime, ecco, io il mio comunicato stampa, ecco, una menzione speciale va per due scatole dimenticate, cioè un viaggio in Vietnam realizzato da Cecilia Mangini con Paolo Pisanelli, qualcosa di straordinario. Esattamente, anche la formula con la quale è realizzata è innovativa, cioè un documentarista giovane, nel senso che diciamo di mezza età, e invece una regista più ottantenne che ha al suo attivo una filmografia molto illustre. E poi l'idea che è bella, perché è un'idea molto romantesca, questa regista che doveva fare a suo tempo un film sul Vietnam negli anni 60, va in Vietnam, fa un sopralluogo molto accurato di diversi mesi con centinaia e centinaia di fotografie, poi quel film non si fa più come succede da volte al cinema, e poi ritrova questa scatola decenni e decenni dopo, e come dire, il film riprende un po' vita, perché grazie a questo documentario, grazie al montaggio, all'analisi, all'esplorazione anche digitale di queste foto, questo film in qualche maniera viene sostituito da questo piccolo grande fantasma che il documentario sul film non è stato mai fatto, quindi un'operazione, sì, sì, capite, da un punto di vista linguistico e narrativo, sì, molto d'avanguardia, molto interessante, molto originale. Carolina. Buonasera signor Sesti. Buonasera Carolina. È un piacere conoscerla ed è molto piacevole sentire un grande entusiasmo da come racconta le cose. Io sono andata un po' anche a leggermi, a curiosare un po' della sua vita professionale. E lei ha avuto sempre molto a che fare con i giovani, studenti, con l'insegnamento, giusto? Beh sì, ho insegnato tantissimo, perché in realtà prima di diventare critico cinematografico ho fatto anche l'insegnante dei licei. Ecco, quindi ho insegnato agli studenti normali, ho, sì, insegnato molto a degli attori, ho fatto 10 anni al centro sperimentale
ho fatto diversi anni nell'università, sì, diciamo che non mi sono fatto mancare niente da questo punto di vista, adesso che me lo fanno notare. No, anche perché poi vedere appunto questi giovani registi, giovani che si approcciano al documentario, io lo trovo molto molto profondo, non, senza nulla togliere a chi fa il cinema, assolutamente, anche perché io poi in qualche modo ci lavoro in questo ambito, però dedicarsi a un documentario secondo me è molto molto stimolante, perché devi comunque interessarti a tutto, alla storia della storia che vuoi rappresentare, realizzare e non lasciare nulla al caso, quindi mettere con immagine uno studio di tanta dedizione, insomma. Beh, sì, guarda, questo che hai detto è proprio un tratto fondamentale, perché la caratteristica del documentario è che, proprio perché tu hai a che fare nella maggior parte dei casi con fatti e persone vere, sì, poi a differenza di quello che accade nei film normali, dove invece appunto c'è la tradizione, la forza di un autore del documentario non è solo quella di saper filmare bene, di fare belle inquadrature, di fare una bella fotografia, di scrivere bella sceneggiatura, ma al contrario di stabilire un rapporto di prossimità con chi di fatto vai a lavorare. La forza del documentario spesso nasce che appunto la cosiddetta trasformazione di persone in personaggi, no? Sì. Il documentario poi si avvale di tanto materiale di ripresa, no? Sì. Perché il rapporto tra ciò che giri e ciò che monti è molto diverso dalla cinema di finzione al cinema, sì, diciamo, documentario. Sì, 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 sì. Per cui a un certo punto è bello questo momento in cui i personaggi, le persone vere, diventano indifferenti alla camera, sì, e acquistano la loro suprema naturalezza, proprio come i grandi attori, per bello, molto, molto e lo sguardo di chi li guarda naturalmente si carica di un'empatia, di una intelligenza emotiva, sì, di un qualcosa che ha a che fare con l'affettività, e tra chi gira e tra la materia girata si stabilisce secondo me un legame umano molto più forte, inevitabilmente, sì, anche un profondo rispetto, è un pezzo di vita che è vissuto insieme, insomma, molto molto interessante. Umberto, grazie. No, io volevo fare una domanda, se posso, visto che sono state 10 documentari premiati, no? La mia curiosità era quanto materiale invece vi è arrivato. Cioè, guarda, dunque, la struttura dell'Extra Doc Festival è una struttura un po' particolare, nel senso che per chiamata noi non facciamo una call. Ah, ok. Cioè, siete voi che scegliete del materiale che poi andate a cercare, sì, diciamo, in giro. Poi scegliete, diciamo, sono io. E poi soprattutto mi avvalgo dell'esperienza e dell'aiuto di Alessandra Fontemaggi dell'Ufficio Cinema della Festa del Cinema. È evidente che lavorando alla Festa del Cinema si arriva una montagna di documentari. È apposta. Immaginavo. Poi naturalmente la struttura del festival è tale per cui ci sono 5 documentari che sono già passati altrove, e quindi io sto attento a quello che mi sembra bello in festival come naturalmente Venezia, Torino. Certo. Insomma, altri festival, e 5 invece sono completamente inediti, e naturalmente lì lavoro sul campo, dico, che ha avuto la fortuna come me di seguire tantissimi giovani, eccetera, quindi per esempio, proprio perché seguo Agostino Ferrente da anni, ho avuto il privilegio di avere l'anteprima italiana di Selfie, che poi quest'anno è stato premiato altre 2 volte, quindi io l'ho selezionato molto prima che diventasse Davide Donatello. Già lo sapevo che era forte. Quindi, è vero, però ci sono delle cose che sono innegabili quando sono belle. Devo dire di più, Agostino mi ha fatto, siccome aveva anche dei problemi con la sua produzione, che è la produzione francese, la quale era rimasta un po' sconcertata, perché loro si aspettavano una specie di Gomorra 2, diciamo, invece Agostino, che è un autore vero, ha completamente rovesciato lo stereotipo dello scommesso e ci ha fatto un ritratto molto più profondo, molto più originale di questi due ragazzotti che vivono una situazione così degradata, sono quasi due pensionati, diciamo, è esattamente il contrario, completamente estranei alla violenza, sono pieni di rassegnazione, di dolcezza, di tenerezza, e hanno tra di loro un rapporto quasi come se fossero due donne adulte, infatti io ho detto nella mia recensione che era una specie di amico geniale, diciamo, no? Però vabbè, a parte tutto questo, a un certo punto aveva dei problemi con la produzione francese di Ortega, ha detto dammi una mano, sono andato in montaggio,
credo che sia stato vicino un paio di è chiaro che la figura del critico militante è anche la figura di uno che a un certo punto si trova in questa terra di nessuno, no? Quindi tra chi fa il film, quindi condivide anche un po' la tribù, il suo certo. territorio. Poi io sono anche documentarista, quindi ci metto anche questo come carico, e poi intensissimo le istituzioni. Però credo che questo sia un ruolo, chi è nella terra di nessuno poi finisce per essere impallinato tutte e due le parti. Certo. Grande Mario, certo. Grande Mario, veramente grande Mario. Bellissimo. Sessi del Cinema Maxi. Io ricordo ancora Fondazione del Cinema per Roma, Film City Fest, Cinema al Maxi, di vincitori di Extra Doc Festival, domani martedì 14 luglio ore 21, tutti al Grande Maxi. Dottor Sessi, Mario, grazie veramente con tutto il cuore di essere stato qui con noi. Grazie a voi della vostra attenzione. A domani. Grazie. A domani. Grazie ancora. Grazie. Andiamo in break e poi rientriamo sempre qui a Terza Pagina nella radio.it.